Eccoci di nuovo in studio, ospite Aldo Pirillo. Buongiorno Aldo, ben trovato. Aldo è il presidente dell'associazione Volontari di Strada con il camper on the road. Parliamo subito del camper. Come nasce questa iniziativa e che cosa è cambiato da quando è nata? Sì, allora il servizio che fa il camper la sera per le strade della città di Crotone nasce circa 10 anni fa, quando quattro amici si rendono conto che nella stazione di Crotone c'è tanta gente che vive lì e non ha un pasto decente per tutto il giorno. Allora si armano con la propria auto e vanno a distribuire dei pasti. E quindi nasce l'esigenza di creare nella città di Crotone un'unità di strada. Quindi abbiamo il primo camper, forse più di 10 anni fa, che grazie anche all'aiuto di tanti volontari che ci preparano la sera i pasti e in più agli autisti e ai volontari che distribuiscono, ma anche alla rete di esercizi commerciali che Partecipa. ci partecipa, che dà un aiuto veramente consistente a questa iniziativa. Quindi parte dalla necessità di aiutare gli indigenti, no? Sì. Effettivamente la stazione di Crotone è stato per tanto tempo, forse ancora oggi lo è, però un po' i riflettori si sono, diciamo, spenti, è stato per tanto tempo un posto dove tante persone che non avevano da mangiare, da dormire, si rifugiavano. E voi quindi, come mi hai raccontato, avete iniziato così. Poi con il primo furgone, che proprio non era un camper, insieme alla chiesa di Santa Rita, i volontari, mi dicevi. Sì, allora quindi abbiamo avuto un primo camper che ha cominciato a girare la sera tra le vie della città e a distribuire da mangiare sia alla stazione dove si concentrava il numero maggiore di Di persone. migranti che dovevano ritornare a Crotone per rinnovare dei documenti. Quindi venivano un po' da tutta Italia ma anche dall'estero e non trovavano nessun posto per accoglierli. E allora noi abbiamo pensato bene di dargli un aiuto la sera. Poi abbiamo anche, diciamo, non erano solamente gli immigrati, ma anche chi viveva per strada, le persone italiane, ma anche negli ultimi tempi si è allargato fino ad avere diverse famiglie italiane che hanno problemi economici e quindi si rivolgono a noi. E purtroppo questa povertà è aumentata a causa di tanti fattori Sì. che ben conosciamo. E sai cosa volevo chiederti? Come è nata l'idea? Lo abbiamo capito, ma come voi avete individuato questi punti, a parte la stazione, no? Voi giravate per strada e poi avete capito che c'erano delle zone più o meno, diciamo, in cui vi erano queste persone. Sì, allora adesso abbiamo cambiato, dalla stazione ci passiamo, ma ci concentriamo nella baraccopoli a nord del cavalcavia. Lì distribuiamo la sera tanti pasti, poi abbiamo un altro punto di distribuzione alle spalle del mercato cittadino, dove si concentrano generalmente anziani di Crotone, gente che vive per strada, migranti, e poi abbiamo una distribuzione particolare a Santa Rita, dove ci sono tante famiglie italiane. A che ora parte Allora, questo noi abbiamo servizio? appuntamento al parcheggio sopra il Palamilone alle 19 e poi facciamo un giro per i vari esercizi commerciali di Crotone che ci danno il loro aiuto, Contributo. contributo, si va dal pane, alla pizza, alla verdura, alla frutta e tanti generi alimentari che ci aiutano ad ampliare il nostro paniere di prodotti che possiamo offrire la sera alle famiglie Quante bisognose. persone più o meno, quanti pasti più o meno riuscite a dare? Allora, più o meno 50 e più, dipende un po' dalle situazioni. Nell'ultimo periodo abbiamo visto un incremento, questo dovuto sia al fatto della pandemia, del post pandemia, ma anche adesso vediamo che tanta gente con sempre la crescita dei prezzi, sia del rate alimentare che dei prodotti, viene a chiederci un aiuto. Prima queste persone erano più o meno invisibili, no? Sì. Forse, come dici tu, bisognava quasi andarle a cercare, oppure magari si nascondevano, stavano in posti meno trafficati, no? Invece oggi, questo non avviene più.
purtroppo, come accade nelle grandi città, anche a Crotone abbiamo visto, soprattutto nell'ultimo periodo, che ci sono tante persone che vivono per strada, dormono per strada e dormono dove gli viene, dove gli capita, dove riescono a recuperare, diciamo così, un posto riparato. Sì, generalmente è gente che vive con lavori occasionali, oppure tossicodipendenti, persone che hanno problemi psichici, quindi vivono per strada e hanno bisogno ogni sera di un aiuto per poter andare avanti. Torniamo ad On The Road, è un progetto in cui ha creduto tanta gente, oltre alla tua associazione, all'associazione dei volontari che tu in questo momento presiedi, ma anche ai commercianti, anche a tante persone che hanno sostenuto questo progetto, anche la Banca Popolare, mi dicevi che anni fa ha donato un camper, quello che poi attualmente utilizzate. Nel 2013 abbiamo avuto questa donazione da parte della Biper di un camper. Adesso un po' vecchiotto perché c'ho oltre 20 anni, quindi speriamo insomma che la dobbiamo banca fare un po' di campagna di informazione. Magari insomma, certo, di poter avere un mezzo nuovo per poter fare al meglio il nostro servizio. Quanti volontari partecipano a questo progetto, allora, oltre all'associazione? Allora, noi abbiamo da lunedì fino a domenica, quindi copriamo tutta l'intera settimana, quindi c'è bisogno di tante persone che preparano i pasti, ma anche gli autisti e i volontari che poi distribuiscono. Abbiamo, oltre ai nostri classici volontari, abbiamo anche dei ragazzi che fanno parte dei progetti SPRAR, che ci danno una mano anche per dare vita a un progetto di integrazione nella nostra società. Ecco, parlavamo anche di questo, oltre al camper esistono anche degli altri progetti che voi volontari di strada portate avanti. Allora, noi ogni estate realizziamo qui a Crotone dei campi di libera, sono dei campi di impegno sociale, facciamo tutta una serie di attività sul territorio crotonese, dando una mano ad esempio alle parrocchie. Quest'anno abbiamo realizzato al settore B della pista di atletica di Crotone, abbiamo dato una ripulita, abbiamo cercato di dare ai giovani di quel quartiere una prospettiva di poter andare a fare sport tranquillamente. Come vengono intercettati questi momenti? Voglio dire, ecco, siete stati in quel quartiere, avete dato una pulita alla pista ciclabile e c'è interesse da parte dei cittadini nei confronti di chi volontariamente, senza impegno e senza remunerazione, diciamo così, economica, aiuta per il benessere della città? Sì, da parte della gente c'è all'inizio curiosità, vengono, chiedono, però poi c'è poco impegno. Poco interesse. Poco interesse, sì. Dovrebbe essere un po' più la città di Crotone, almeno su delle tematiche del sociale, essere un po' più attenta e più impegnata. Quando decidete di costituire questa associazione, lo fate per una necessità totalmente, diciamo così, di aiuto o avete pensato anche al futuro, e cioè ad altro tipo di aiuto, ad altro tipo di accordi che si possono prendere per esempio con altre associazioni, con le istituzioni, per creare una rete? Ecco. Sì, allora noi abbiamo creato, oltre al camper che è l'unità di strada, c'è anche l'emporio solidale. Sì. A Crotone abbiamo questo emporio dove la gente con dignità va a fare la spesa normalmente come in un qualsiasi altro supermercato, però diciamo, non versa neanche un euro, ma una scheda punti, in base ai prodotti che prende questa scheda viene man mano scalata. Ecco, spieghiamo bene cos'è l'emporio solidale, dove si trova a Crotone e che tipo di alimenti, che tipo di sussidio dà? Allora, per accedere all'emporio c'è bisogno di una dichiarazione ISO, oppure essere segnalati da parte delle associazioni, oppure da parte del comune. Possono accedere le famiglie che hanno bisogno sia di generi alimentari, oppure di prodotti per l'igiene, o in questo periodo prodotti per la scuola, per i bambini. E sono tante le famiglie che... Sì.
Penso che siano oltre 150 famiglie che Che fanno richiesta. fanno richiesta, sì, di aiuto presso l'Emporio Solidale. Collaborate con altre associazioni, per esempio la Caritas. Sì, cioè abbiamo, diciamo, nell'ultimo periodo dei buoni rapporti con la mensa di Padre Pio, con altre associazioni. Quando la sera andate in giro per la città, con quale animo fate tutto questo? Noi lo facciamo con uno spirito di dare veramente un po' di sollievo a persone che sono invisibili, come dicevi prima, che non vogliono anche scambiare una parola, vogliono avere una parola di conforto. Ad esempio, ieri sera è successo che c'era una famiglia che veniva dal campo di Sant'Anna e stazionava lì al Gesù. Ci hanno chiamato e noi siamo andati prontamente a Ad aiutarli, aiutarli. sì. E come queste persone, quando voi arrivate lì e li aiutate, cioè alcuni probabilmente vi conoscono, Sì. sicuramente vi conoscono, e quindi è come un po' è come parlare tra persone che si conoscono, tra familiari. Ma quando voi vi approcciate con gente nuova, ecco, come venite percepiti da loro? Allora, alcune sono, ad C'è esempio, subito reticenza, c'è un po' di. no, c'è subito empatia perché con un sorriso, quando gli porgi qualcosa, un frutto, la pasta, ti rispondono con un sorriso e quello ti riscalda veramente il cuore e ti dà la forza di andare avanti in tutte le situazioni. Quando ti capita di vedere i bambini, come reagisci? Come ti senti? Allora, quando vedo i bambini cerco di dargli la pizzetta, il dolcino, cerco, insomma, di rendere meno difficile questo momento. Quindi, Sicuramente non è facile, però no. sicuramente è un lavoro, io dico lavoro, No. ma non è un lavoro, è veramente un momento di approccio e di aiuto e di sostegno a queste persone che hanno meno fortuna, sono state meno fortunati e che hanno veramente bisogno di un po' di calore, un po' di accoglienza. Ecco, perché l'accoglienza è a 360 gradi, l'accoglienza non Sì. è solo al migrante, l'accoglienza è al nostro concittadino, l'accoglienza è all'anziano, alla persona Sì. sola. Sì, noi abbiamo anche degli anziani che vengono a chiederci aiuto, magari alcune volte anche per i figli che si vergognano di venire al camper, allora ci chiedono qualcosa in più, qualche dolce per i nipotini, per i bambini. Ti volevo dire una cosa che veramente ci tengo. Qualche mese fa si è fermata una macchina tedesca vicino a noi, è sceso un ragazzo africano, e certo vi ringrazio perché voi mi avete aiutato in questi anni che ero alla stazione. Adesso ho la macchina, ho un lavoro, ho una casa e ho anche una ragazza. E quindi sono queste le cose Sì, perché belle bisogna innescare anche un po' di fiducia in queste persone, no? Cioè, non farle sentire completamente sole. Sono persone più sfortunate di noi, sono persone che vengono da un altro paese e che hanno difficoltà di integrarsi, perché purtroppo lo sappiamo bene, e che il diverso è visto sempre con un occhio diverso. E quindi quando invece si trova gente davanti che ti accoglie, che ti aiuta, che ti sostiene e che in questo caso anche ti sfama, sicuramente ti dà la forza di trovare un po' di luce e di dire ce la posso fare, di andare avanti. Sì, questo, anche un piccolo aiuto può essere un grande sostegno per queste persone che hanno bisogno veramente di un contatto umano, perché anche il problema della lingua, magari dell'integrazione, pone un muro. Però c'è tanta gente onesta, brava, che ha bisogno di essere aiutata. Magari te la butto così, qualche giorno ti chiederò la possibilità di venire con te sul camper, anche per far vedere ai nostri concittadini quello che realmente fate sul campo, proprio sulla strada, perché raccontarla così fa già tanto, è già tanta roba, però magari vederlo, se ci sarà la possibilità, magari lo faremo vedere anche ai nostri telespettatori e magari questa cosa darà la forza e il motore per aiutarvi, per sostenervi di più. E oggi sono 50 pasti, domani magari saranno 100, ma non perché ce ne sarà più bisogno. Io mi auguro che Sì, ce ne sia bisogno sempre di meno, ma più che altro per dare di più a quelli che in questo momento hanno bisogno e che, tra virgolette, voi cercate di accontentare sempre con qualcosa. E un grazie a te, all'Associazione Volontari di Strada, a tutti i volontari che operano
per strada, gli autisti, come dicevi tu, ai cuochi, ma soprattutto un grazie anche ai commercianti che a fine serata preparano così direi anche un paniere pronto perché voi passiate a recuperarlo. Quindi io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver portato questa tua testimonianza importante. Ok, io ti ringrazio e ti aspetto sul camper insieme anche a chi desidera di fare questa esperienza, magari ci può contattare sulle pagine Facebook. Ecco, questo lo volevo anche dire, sì. Sì. Come si fa? On the road, il camper della speranza, o il camper della speranza, può andare sulle pagine Facebook e ci trova lì. Magari allora, mandare un messaggio. Va bene. Grazie per averci seguito anche questa mattina con questa importante testimonianza, una testimonianza di solidarietà, una testimonianza di amore in un momento in cui c'è tanto bisogno di speranza e di fiducia. Grazie, a domani.